Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo ovviamente particolare perché siamo praticamente a quasi due giorni dal voto per l'elezione del sindaco di Taranto, una singolar tensione tra la dottoressa Stefania Baldassarri, centrodestra e liste civiche, e il candidato, il dottor Rinaldo Melucci per il centro-sinistra. Un po' lo schema di questa puntata: abbiamo deciso di ascoltare, ho deciso di intervistare singolarmente rappresentanti di una e dell'altra coalizione. Incominceremo dai candidati al Consiglio Comunale e quindi l'avvocato Dante Capriulo, appunto per il centro-sinistra, poi a seguire Giampaolo Vietri per la Baldassarri, e quindi centrodestra più liste civiche. Poi sentiremo anche la posizione di Bitetti, che in questo ballottaggio chiaramente svolgerà un ruolo di ago della bilancia. Lui ha dichiarato di aderire all'apparentamento ufficiale con il centro-sinistra, con Rinaldo Melucci. E poi ovviamente non potevano mancare le interviste ai due candidati, appunto Melucci e Baldassarri. Quindi abbiamo voluto questa volta, anziché puntare sul confronto, proprio ho voluto, passatemi il termine, divertirmi tra virgolette, perché era giusto così poter fare un'analisi a tutto tondo, un quarto d'ora, 20 minuti a testa, per ascoltare le varie posizioni. Il cittadino poi ovviamente si farà un'idea. Intanto dobbiamo dire che siamo ospiti per le interviste ai prossimi consiglieri comunali. Ovviamente vedremo come andrà il ballottaggio, comunque erano entrambi candidati al Consiglio Comunale. Mi riferisco appunto a Dante Capriulo e a Giampaolo Vietri. Siamo nella bellissima location che ha voluto ospitarci, del Salotto 42, questo splendido bar, sito appunto a Taranto in via Medaglie d'Oro, una realtà davvero bella. Poi ci confronteremo anche con il titolare, proprio perché è bello che in questa città ci siano delle attività commerciali che sposano alla qualità, che uniscono alla qualità, alla professionalità, l'eleganza. Beh, questo è un salotto vero e proprio. E allora, in un salotto ovviamente non poteva non tenersi il salotto della politica, quale è Polifemo. Ma partiamo con l'avvocato Dante Capriulo. Lui era candidato appunto per Taranto, diamoci del noi, a sostegno di Rinaldo Melucci, sindaco. E allora, come già annunciato nella premessa, nella introduzione, siamo con l'avvocato Dante Capriulo. E allora, Capriulo, intanto ci sono stati giorni abbastanza, come dire, intensi, di grande impegno, di grandi accordi elettorali. Il candidato sindaco Bitetti con la sua coalizione ha deciso di sostenere Melucci, quindi un centrosinistra, diciamo, che si allarga. Poi torneremo su questa alleanza, ma intanto qual è, ecco, partiamo da questo presupposto, l'elemento differenziale che acquisirebbe Taranto in caso di vittoria di Melucci rispetto sulla dottoressa Stefania Baldassarri. Proprio quale sarebbe il modello di città che Melucci e la sua compagine vorrebbero porre in essere? Ma mi sembra che sono due proposte molto diverse. Ovviamente io parlo per quella di Rinaldo Melucci. Noi vogliamo disegnare una città europea, una città aperta, una città di mare, una città che ragiona rispetto al fatto che serve un cambiamento anche nelle modalità produttive. Bisogna tenere sotto controllo la grande industria, ma quello è il passato, e quindi la necessità di avere una visione strategica di nuovo futuro per la città. E su queste basi che
Tra l'altro, diciamo, in queste ore si è sostanzialmente ricompattata l'intera area di centrosinistra, che per una volta, diciamo, non si divide come nella sua storia, ma invece si ricompatta. Cioè, il primo passo l'ha fatto lei nel momento in cui ritirò la sua già annunciata candidatura a sindaco e con la sua lista per Taranto, Diamoci del Noi, decise di confluire nella coalizione. Sì, sì, diciamo, insieme a me poi ci sono stati anche altri al primo turno, penso alla scelta, penso al consigliere Brunetti, penso anche al partito diciamo, di centro, cioè ci sono stati vari soggetti che hanno compreso che nello scenario, diciamo, frantumato in cui si era ridotta la politica tarantina, molte volte ha ragione, perché purtroppo i problemi sono tanti, era necessario ricompattarsi. Adesso, diciamo, c'è qualcuno che, diciamo, lo ha capito dopo il primo turno, quindi sostanzialmente c'è un'aria. Può essere un po' una scelta di convenienza. Ma in queste cose c'è anche sicuramente la convenienza, però io credo, perché poi nelle elezioni per vincere bisogna avere un voto più dell'avversario, in un turno di ballottaggio dove vince chi arriva prima, quindi sicuramente c'è anche un elemento di convenienza, però è chiaro che la convenienza si deve sposare con la politica, quindi c'è un campo omogeneo di forze, questo campo omogeneo di forze si fonda su una proposta di un giovane imprenditore di 40 anni della città che ha fatto del suo lavoro sul mare, diciamo, la sua principale attività, quindi rispetto a questo noi crediamo che quest'idea di futuro che insieme, liberandoci anche da qualche zavorra del passato, riusciamo a portare avanti per un cambiamento strategico della nostra città. I vostri competitor, come dire, i Baldassarri Boys, dicono: beh, a questo punto abbiamo restaurato la vecchia realtà, la vecchia coalizione di Stefano, nel senso che c'è il PD, c'è Bitetti, c'è anche l'appoggio di Brandimarti a quanto pare, dice la Baldassarri, ma dov'è la discontinuità rispetto al passato? Ma intanto, come sai, io sono stato 5 anni uno dei principali oppositori dell'amministrazione. Anche col PD, tra lei e il PD ci sono stati dei momenti di frattura che hanno comportato la sua uscita dal PD. Quindi chi fa questo ragionamento guarda al passato. Allora, il problema è che mi verrebbe facile da rispondere che anche a sostegno di Stefania Baldassarri ci sono molti che erano in maggioranza con Stefano, assessori, consiglieri, quindi scadremmo in una polemica politica che penso in questo momento conta relativamente. Io penso che quello che conta è che, tra l'altro, diciamo, come sapete, perché è pensiero noto ed è stato uno anche degli elementi dell'accordo che ho fatto con Melucci, Stefano non era un'esperienza politica, Stefano è stata un'esperienza, diciamo, in cui secondo me, anche sbagliando in larga parte della città, si era innamorato, ma che con la politica non c'entrava assolutamente nulla, per cui abbiamo avuto l'uomo suo al comando. Però mi perdoni, oramai Stefano rappresenta il passato, 10 anni, belli o brutti che siano, sono trascorsi, però Stefano non era certo un pivellino della politica, perché Stefano era stato assessore alla sanità, era stato per 2 legislature senatore, quindi Stefano e la politica erano un tutt'uno. Sì, però ripeto, a me è un po' curioso che io debba parlare di Stefano, cioè che siamo, cioè mi viene, si trova degli alleati, no, e quindi vengono le orticarie. Cioè, il problema è che Stefano ha gestito come uomo solo al comando, condizionando anche alcuni partiti come il Partito Democratico. Allora, il discorso che noi abbiamo fatto all'inizio è che noi o abbiamo una nuova partenza fondato, diciamo, su quello che è una coalizione omogenea dal punto di vista dell'impostazione, con un'idea di cambiamento e soprattutto fondato su una persona che è stato l'elemento per cui io alla fine mi sono convinto ad appoggiare Melucci, che è una persona che riesce ad essere un capitano di una squadra larga, cioè di soggetti che insieme cercano di fare politica. Questo è stato l'elemento, cioè esattamente l'opposto di quello che si è fatto nei 5 anni passati. Certo che è stata strana questa gestazione, diciamo, della campagna elettorale del PD, diciamo, del centrosinistra aborigine. Ci sono stati scontri, fibrillazioni durissime all'interno del PD,
poi è emersa la figura di Melucci, che è nata inizialmente come una figura di compromesso, però poi Melucci forse ha avuto l'intelligenza di allargare la coalizione. Diciamo che da un momento di scontro, da un Melucci che doveva essere colui il quale doveva tamponare certe conflittualità, si è giunti ad una proposta di governo. Sì, sicuramente Melucci ha avuto la capacità di saper dialogare, no? Compreso con il sottoscritto, di dialogare e di porsi come elemento di unione, no? E questo è un merito che gli va riconosciuto. Io credo che, diciamo, ci sia stata anche una riflessione dell'intero centro-sinistra tarantino, che tutte le divisioni, tra l'altro in molta parte colpa anche del sindaco uscente, poi portavano ad una sorta di suicidio di massa, no? Quindi invece era necessario riunirsi, capirsi di nuovo, porre a fondamento la politica, porre a fondamento un'idea nuova di città e tentare, con le tante competenze, con le tante belle persone che ci sono, di immaginare una Taranto nuova. Io vorrei, diciamo, sottolineare il fatto, per esempio, che il nuovo consiglio comunale, se dovesse vincere, saprà molto di vecchio, però. Beh, no, stavo dicendo esattamente il contrario. Se voi prendete gli eletti con Melucci, in larga parte sono persone nuove e molte donne anche. Io adesso l'onoce e Di Gregorio ci sono. L'onoce Di Gregorio sono stati tra i più votati a Taranto, quindi sarà pure un loro merito, no? Quindi non sta a me giudicare. E però su 20 consiglieri, diciamo, mi metto pure io tra i passati, siamo una netta minoranza. Cioè la larga maggioranza è fatta di giovani, è fatta di donne, è fatta di persone che si è avvicinata in maniera spontanea alla politica. Quindi devo dire che diciamo, l'elemento di rinnovamento con la vittoria di Melucci, ad iniziare da lui, è proprio evidente nelle facce del nuovo consiglio comunale. Ove mai vincesse la coalizione di Melucci, ove mai vincesse la Baldassarri, nell'ipotesi in cui, in questo senso, non so chi potrà vincere, se avessi questo dono della divinazione, giocherei al Super Enalotto e non starei a fare qui il giornalista. Faresti vincere la Champions alla Juventus, magari comprerei Cristiano Ronaldo. Però dicevo, ecco, nell'ipotesi in cui vincesse vincesse Melucci, ci sarebbe una schiacciante maggioranza PD all'interno della coalizione. Parliamo di circa forse un 10-11 consiglieri almeno, stiamo parlando di ipotesi ovviamente, però ci sarebbe una maggioranza consistente che potrebbe schiacciare le altre forze e farlo diventare un quasi monocolore. Ma dai calcoli provvisori, perché è chiaro che ragioniamo. Almeno se vince Melucci, 10-11 seggi sono sicuri del PD. Appunto, saranno 10-11 seggi su 20, e questo è un dato elettorale. Cioè, poi noi in democrazia dobbiamo sempre rispettare il voto degli elettori. Sicuramente ci sarà una predominanza del Partito Democratico. Io credo che il Partito Democratico, in questo mese e mezzo che abbiamo, con cui abbiamo lavorato insieme, ha capito anche molti degli errori del passato, no? Quindi, diciamo, questa sorta di egemonia e soprattutto il rapporto nei confronti dell'Ilva, nei rapporti con la grande fabbrica, la necessità di ricollegarsi anche alla città, che credo non avrà più gli atteggiamenti del passato di autosufficienza. Quindi questo è il dato elettorale, bisogna rispettare comunque il fatto che è il primo partito a Taranto e bisognerà diciamo, dialogare col Partito Democratico, che è comunque un pezzo importante del centro-sinistra. Poi noi che siamo fuori dal Partito Democratico ovviamente cercheremo di portare avanti le nostre politiche in modo che siano nell'equilibrio complessivo le più favorevoli possibili per la città. Ecco, Capriulli, ho notato che questa campagna elettorale si è soffermata non molto sui contenuti, ma ha preso una piega davvero antipatica, brutta, perché quando si arriva poi allo scontro personale,
che addirittura sovrasta e prende il posto del confronto scontro politico, beh, a questo punto certamente gli animi si esasperano. Lei è stato protagonista, forse ai lei non voleva, il suo malgrado con il candidato sindaco Baldassari, la quale ha detto, cioè sì, Capriulo ora parla, Capriulo e Liviano parlano, ma non dimentichiamoci che quando avemmo un incontro furono loro, queste le parole della Baldassari, vere o false che siano non lo so, mi chiesero la poltrona di vice sindaco in caso di vittoria. Quindi da qui un tono abbastanza acceso, dei toni abbastanza accesi tra lei e il candidato sindaco del centro-sinistra, del centro-destra delle liste civiche, Stefania Baldassari appunto. Ma intanto questo contatto ci fu intanto? Cioè intanto per le parole che ha detto la dottoressa Baldassari io sto valutando anche l'ipotesi di una querela, perché io credo che nella politica si possa accettare tutto tranne che infamare una persona come il sottoscritto, che ha sacrificato larga parte della propria vita, della propria famiglia, continuando a svolgere onestamente il proprio lavoro in questo modo, no? Perché la cosa che mi preoccupa, se ove mai dovesse diventare sindaco di Taranto la candidata del centrodestra, è che con questo atteggiamento credo che Taranto veramente sprofonderebbe, perché cosa le ha dato fastidio del comportamento della Baldassari? Mi ha dato fastidio innanzitutto che quell'incontro a cui lei ha fatto riferimento fu chiesto da lei in maniera insistente attraverso un suo collaboratore. Si può dire il nome? Giacomo Raffaelli, l'ho scritto quindi non ho timore a dirlo. Fu chiesto, lei venne a quell'incontro, diciamo, nella sede del consigliere Liviano sostenendo che mai avrebbe fatto accordi con i partiti, che lì, diciamo, che comunque avrebbe fatto una cosa civica, e noi gli dicevamo guarda che questo progetto civico ha un senso se già inizialmente magari ci può essere un ticket, tra l'altro non lo dissi io ma lo disse il consigliere Liviano, se all'interno di questo ragionamento ci può essere un ticket per esempio tra te e il consigliere Capriulo, e proseguimmo il discorso valutando pro e contro. Quindi questo colloquio che aveva un contenuto totalmente politico, riportarlo in quella maniera violenta, diciamo strumentalizzando e raccontando cose non vere, mi preoccupa, perché se una si propone di fare il sindaco di Taranto e poi interpreta un colloquio tra virgolette riservato, perché era fatto diciamo tra 4-5 persone in quella maniera, mi sembra proprio poco corretto. E siccome, ripeto, la cosa che mi offende, offende tutte le persone che con me in questi anni si sono battute, e credo che la gente sappia quello che abbiamo fatto, compreso i 7 anni che abbiamo dovuto combattere l'amministrazione Di Bello con gli stessi personaggi che lei vuole riportare alla guida della città, perché lei mi ha detto che cosa ho fatto io intanto per 7 anni ho dovuto combattere quel sistema che ha portato al dissesto la città, che lei vuole riportare in consiglio comunale, cara dottoressa Baldassari, e soprattutto infamare il sottoscritto. Veramente, veramente una caduta di stile incredibile, e ripeto, io mi riservo, perché diciamo, la cosa a cui ci tengo diciamo, più di tutto è la mia serietà e la mia onestà, e non può essere una che è sbucata all'improvviso 3 mesi fa, che mi ha chiesto un incontro a cui io cortesemente ho risposto, poi essere infamato in quel modo da un soggetto. Quindi io personalmente veramente mi sto mantenendo calmo, perché voglio arrivare alle votazioni domenica, ma dopo domenica questa storia non finirà qui. E allora Capriulo, vediamo ai programmi, chissà se Melucci dovesse vincere, verosimilmente la sua forza politica potrebbe avere una rappresentanza in giunta. Rientra ovviamente nelle forme, no? di rappresentanza, di governo del territorio. Della realtà che sta vivendo Taranto, su quale piaga, rispetto a quale piaga lei vorrebbe intervenire in maniera tempestiva? Perché è una città che, non lo so, sembra essere completamente così, una città che va alla deriva, una città che perde colpi, negozi storici, centrali che chiudono, una invivibilità urbana, quasi una rassegnazione del cittadino. Occorre una sterzata, chiunque vinca, ma una sterzata va intrapresa.
Beh, diciamo, le questioni sono tante, perché non è facile in una città complessa come Taranto pensare di avere soltanto un argomento. Sicuramente c'è il rapporto tra ambiente, lavoro, ambiente, salute e città. Questo è il primo scontato proprio. È scontato, è il primo problema, come spesso ho detto, perché poi molti parlano senza nemmeno sapere che cosa dicono, che il sindaco è uno dei soggetti in campo in questo rapporto, perché non può tutto, può qualcosa, quindi però bisognerà su questo fare in modo che alla pratica, diciamo, del passato, diciamo, in cui l'amministrazione non è stata molto presente, ci sia invece una modalità di intervento molto molto più forte, molto molto più presente, che diciamo, siano rispettate tutte le norme, che ci siano le valutazioni sanitarie necessarie, che la produzione avvenga nel rispetto della salute, dell'ambiente, quindi c'è molto da fare e che conta molto il rapporto soprattutto con il governo e soprattutto con gli altri enti, la regione, ma penso anche all'ARPA, penso alla ASL, penso alla nuova proprietà dell'ILVA, quindi c'è bisogno di un rapporto totalmente nuovo, quindi quello è sicuramente il primo elemento in cui deve lavorare il sindaco. Poi ovviamente collegato a questo c'è tutto il rilancio della città, perché la città va rilanciata dal punto di vista produttivo, dal punto di vista della prospettiva futura. Ci sono tante cose che si possono fare, però ci sarà bisogno veramente di una grande capacità di governo, tra l'altro con una macchina amministrativa che è messa molto molto male, con questioni finanziarie che vanno analizzate, perché noi abbiamo sempre questa vicenda dei BOC, sempre colpa dei passati amministratori, che rischiamo di ritrovarci in consiglio comunale, che bisogna risolvere. Quindi ci sono tutte queste questioni collegate a quell'idea nuova di città che noi dobbiamo mettere in campo. Per concludere, quello che è mancato in questi anni è stato il dialogo con la città, con i cittadini. L'immagine proprio plastica è quella del palazzo di città chiuso con la porta sbarrata. Il cittadino vuole risposte, perché la politica non deve ricordarsi solo del cittadino al momento delle elezioni, così come non ci si deve ricordare del cittadino nel momento in cui si vanno a riscuotere le tasse. Sì, per un sindaco è difficile dialogare con ogni singolo cittadino. Però creare i presupposti con l'amministrazione, ecco. Diciamo, se no, altrimenti ci facciamo prendere da queste belle dichiarazioni: io dialogo con i cittadini, cavolate, perché poi un sindaco deve fare il sindaco, deve essere capace di guidare una macchina complessa. E certo, il problema è di dialogare con la città, che significa per esempio far partecipare le associazioni principali, sentire gli umori della città, avere il polso della città, riuscire a tener conto del fatto che ci sono delle periferie che si sentono completamente abbandonate, tener conto della categoria dei commercianti che va ascoltata e non va, diciamo, quasi contrattaccata. Faccio un esempio, penso alla vicenda dei cordoli, no? Cioè, vuol dire, avere la capacità di dialogare con tutte le parti della città. Quindi da questo punto di vista, se la dottoressa Baldassarri, dallo spettacolo che ha dato in questi giorni, io sono seriamente preoccupato che abbia queste capacità. Quindi mi sembra invece che Melucci sia molto più equilibrato e molto più capace di dialogare con la città. Bene, e dopo questo incontro con l'avvocato Dante Capriulo ce ne andiamo in pubblicità a seguire un'altra intervista a Giampaolo Vietri in rappresentanza di Stefania Baldassarri, sindaco. Pubblicità. Tutti pensiamo che una parte importante del futuro di Taranto venga dal turismo. Ebbene, entro la fine dell'anno io creerò un marchio per promuovere Taranto in Europa e nel mondo, e attraverso questo marchio rilanceremo le attività del porto e dell'aeroporto a vantaggio di tutte le imprese tarantine. Tutto quello che vuoi è dall'altra parte della paura. Dai, questa volta il sindaco lo facciamo insieme. Voglio ringraziare tutti quei cittadini che hanno creduto in me e che come me vogliono liberare Taranto dalla paura, dalla sporcizia e dall'immobilismo. A chi non ha votato me al primo turno dico: se volete rompere con il passato, scegliete me.
Io sono Stefania e sono una persona libera e metto a disposizione la mia tenacia, la mia forza, la mia volontà e il mio coraggio. Ho bisogno del vostro appoggio, ho bisogno del vostro sostegno. Insieme arriveremo lontano. Il nuovo coraggio sei anche tu. Seconda parte di Polifemo in vista del voto di domenica che vedrà l'elezione del nuovo sindaco di Taranto. Siamo con Giampaolo Vietri che è il primo della lista Forza Taranto, quindi o in caso di vittoria della Baldassari o in caso di vittoria di Melucci, Giampaolo Vietri sarà consigliere comunale. Questo è già un dato acquisito. E allora, partiamo da questa novità fresca, l'adesione di Bitetti e della sua coalizione alla grande famiglia del centrosinistra di Melucci. Beh, forse la cosa vi preoccupa un po', perché comunque il dato di Bitetti è un dato abbastanza pesante. È vero che in sede di ballottaggio si riparte da 0-0, che cambia tutto, però certamente l'appoggio di Bitetti, l'appoggio di Brandimarte, della sua coalizione, certamente vi creeranno qualche apprensione in più, almeno numericamente. Sinceramente questi apparentamenti che stanno nascendo in queste ore sono dal punto di vista politico totalmente incoerenti e ci fanno piacere, perché immaginiamo che il cittadino comune reagirà a questi accordi che derivano da vecchie logiche della politica. Non si capisce come mai soggetti politici che operano sul nostro territorio fino a 2 mesi fa si sono scontrati in modo aperto, addirittura uno ha prospettato un progetto civico e ora ritornano sui propri passi a distanza solo di una settimana dal voto del primo turno. Io credo che i cittadini non si faranno ingannare e che tutto questo giocherà a favore della dottoressa Baldassarri, che invece è una cittadina libera che si è messa in gioco e che ha aderito ad un'alleanza con la città. Ecco, però se fosse accaduto il contrario, se cioè Bitetti si fosse alleato con voi, non diciamo anche come anche non con l'apparentamento ufficiale col simbolo sulla scheda, ma anche come diciamo accordo politico programmatico, non diremmo queste cose. Intanto Bitetti non si è alleato con noi. La dottoressa Baldassarri, in questi giorni, terminata la prima fase del voto, sta stringendo apparentamenti in tutte le strade cittadine, perché ovunque lei va ci sono cittadini che si avvicinano alla sua persona, che gli danno la mano, che si stanno entusiasmando rispetto alla sua candidatura, e quindi la dottoressa Baldassarri in queste ore sta stringendo alleanze e apparentamenti con i singoli cittadini che vedono non assolutamente di buon occhio quello che sta avvenendo tra il PD, quelli che stavano con Stefano e Bitetti. Ecco, Stefania Baldassarri è nata come un candidato sindaco che per sua stessa affermazione voleva nascere scevra, diciamo, dai partiti, dando ovviamente una coloritura civica, diciamo, alla sua proposta politico-elettorale. Però i partiti ci sono e d'altronde non c'è nulla di scandaloso. Forza Italia, Direzione Italia,
sono delle realtà rispettabilissime, quindi non vedo perché non dovrebbero avere diritto di cittadinanza in una coalizione. Però quasi a voler nascondere i ricordi tristi del dissesto, si è voluto cambiare giacca e dire: non chiamiamola più Forza Italia, la chiamiamo Forza Taranto, non la chiamiamo più Direzione Italia, anzi, ma la chiamiamo Direzione Taranto. Voglio dire, alla fine, non, ripeto, torno a sottolineare, non vedo cosa ci sia di scandaloso nel presentarsi con una propria identità e con un proprio nomen politico. D'altronde, se sono stati commessi illo tempore errori, ci sono responsabilità anche penali in Forza Italia o in altri partiti, le responsabilità sono sempre personali. Se nella Chiesa esistono i preti pedofili, non vuol dire che tutti i preti sono pedofili e la Chiesa va sterminata. Ci sono persone e persone, casi e casi. Ecco, la Baldassarri ha dato un po' l'idea di voler nascondere questi partiti del centrodestra. Lei dice: sono civica. Storce un po' il naso quando dice: sono anche rappresentante di Forza Italia e di Direzione Italia. Bene, intanto la ricostruzione che lei ha fatto sul simbolo o non simbolo, perché ci dovevamo nascondere, perché avevamo pudore di qualcosa, non corrisponde assolutamente al vero, perché persone che oggi hanno preso 1800 preferenze all'interno del PD erano nei consigli di amministrazione di quelle gestioni, erano consiglieri di maggioranza della Giunta di Bello, quindi ci sono tante persone che sono state anche nelle passate giunte, che erano consiglieri nelle passate stagioni. E ci dispiace, perché noi non vogliamo fare nomi, quindi quello che lei ha detto non è assolutamente così. Forza Italia è stata l'unica forza politica che ha risposto all'appello della società civile di mettere da parte le appartenenze, le identità politiche, per mettere a disposizione dell'intera città le proprie competenze e la propria voglia di far rinascere questa città. Noi siamo stato l'unico partito che ha risposto a questo appello e abbiamo risposto all'appello di tanti professionisti, tanti giovani universitari che ci hanno chiesto di fare questo, di stare insieme per il bene della nostra comunità e per far uscire questa città dalla gestione del Partito Democratico degli Uomini di Stefano, a cui oggi si riaccodano nuovamente il signor Capriulo e il signor Bitetti. Ci sono però uomini dell'amministrazione Stefano che sono felicemente nella vostra coalizione. Perfetto. Un po' imbarazzante. No, ora le rispondo. Che non è, lei però non rileva un aspetto politico che è importantissimo. Mi sembra strano che un giornalista come lei non lo faccia. Può darsi che mi sia sfuggito. Ci sono singole persone che stavano con l'amministrazione Stefano che hanno deciso di abbracciare questo progetto che nasce nella città. Invece, l'unico partito che ha la responsabilità politica di aver sostenuto e di aver mantenuto in 10 anni in sella il sindaco Stefano è il Partito Democratico, che era l'unico partito all'interno di quella maggioranza e che era il partito che aveva 6 uomini in quella maggioranza, aveva il vice sindaco e aveva altre deleghe di potere. Il suo discorso non fa una grinza, è vero, c'è poco da dire. Io solo avevo detto, per una questione di coerenza, se si doveva fare una cosa nuova, doveva essere fatta con uomini nuovi, non con soggetti che sono stati... Sì, ma lei sta parlando di 4 persone su 250 persone che sono state... assessore ai lavori pubblici. Sì, è una singola persona che ha deciso di aderire. Nulla di personale, una persona stimabilissima, per l'amor del cielo. Stiamo parlando come appartenenza, sì, politica. E si sono fatte anche delle valutazioni se fossero persone che si sono nel passato macchiate di qualcosa o meno. Però la responsabilità politica dell'amministrazione Stefana è nel PD. Il PD è stato l'unico partito che 10 anni ha mantenuto in sella Stefano. A tratti non condivideva neanche l'operato amministrativo, ma rimaneva per mantenere le deleghe che Stefano gli aveva assegnato. Facciamo finta, così ipotizziamo che ci troviamo al 26 giugno, il giorno dopo le elezioni. Giustamente voi farete tutti gli scongiuri, ma nell'eventualità così in cui le cose dovessero andare male, io auguro a lei, come auguro a Melucci, che le cose vadano bene, per carità, l'importante è che vinca la città, ma se le cose dovessero andare male, se, e sottolineo se, uno potrebbe fare un'analisi e dire: ma forse siamo stati un po' presuntuosi a non voler aprire anche a posizioni di centro o di centrodestra che avrebbero potuto creare con noi un dialogo.
Questa settimana la dottoressa Baldassarri ha fatto una conferenza stampa con la quale ha aperto a tutti. Destra, centrodestra, mondo dell'ambientalismo, aperto al dottor Senza però apparentamenti. No, aperto a un dialogo. Da quel dialogo poteva anche scaturire un apparentamento, al momento questi apparentamenti non sono nati, ciò non toglie che noi in questa fase stiamo dialogando con tutti quei cittadini che non sono andati a votare al primo turno, con tutti quei cittadini che per delle loro ragioni hanno deciso di votare altri candidati al primo turno e stiamo dicendo a questi cittadini che ora il confronto è a due, è tra chi ha responsabilità di 10 anni di governo a tutti i livelli istituzionali su questa città, quindi il PD perché ha governato il comune di Taranto, la regione Puglia ed è stato al governo nazionale e quindi ha fallito in tutte le scelte che ha compiuto sul nostro territorio, e cambiare dando la possibilità alla dottoressa Baldassarri, che è un dirigente del Ministero della Giustizia e quindi una persona che non appena si andrà a insediare, arriveranno degli atti amministrativi da valutare, saprà benissimo di che cosa si sta parlando. Rapporto tra Atisseicito e il centrodestra, un rapporto che storicamente, un matrimonio che raramente si è riuscito a fare, un rapporto abbastanza di tensione, forse perché Cito vuole l'egemonia, voi non eravate disposti a riconoscergliela, forse gli scontri tra le prime donne, in senso politico, come possono essere la Baldassarri e Giancarlo Cito, non portano a una unione. Allora, io sono chiaramente qui a rispondere in rappresentanza della coalizione che sostiene la dottoressa Baldassarri, che non rappresenta solo il centrodestra, ma rappresenta una fetta di elettorato molto, molto più ampia. Non mi permetta. La dottoressa Baldassarri si arrabbia quando sente dire: io sono il candidato del centrodestra, e io dico: no, candidato del centrodestra più altre liste civiche, non solo candidata civica. Perfetto. No? Perfetto. Però lei quando sente solo centrodestra, quando sente centrodestra, diceva un po', va un po' su di giri. Quando le viene data una sola connotazione. Centrodestra più altre liste civiche è lecito? Si può, sì. Penso che. Sì. Allora, parlavamo. Anche noi del centrodestra abbiamo partecipato a questo progetto, come le diceva prima, appunto con una connotazione diversa. Quindi proprio per mascherata. No, non è assolutamente mascherata, perché poi noi siamo persone riconoscibili in questa città. No, parlavo come simbolo. Sì, appunto. E quindi se ci siamo mascherati dovremmo essere puniti. Abbiamo ottenuto un buon risultato essendoci 37 liste. Io personalmente, come gli altri consiglieri, siamo stati suffragati, quindi la gente ci ha votato e non ci ha punito perché ci siamo mascherati, come lei vuol far intendere per l'ennesima volta. Dico no, io quello che mi è parso di capire, no, in generale, dico, cioè, una realtà rispettabilissima come Forza Italia, che è una città, una realtà rispettabile, poi si possono essere errori amministrativi, responsabilità, il simbolo lo stesso, tutto uguale, il Forza uguale, tolgo Italia e metto Taranto. Beh, insomma, e quindi non ci siamo mascherati a questo punto, i consiglieri uscenti si sono tutti ricandidati lì, c'erano persone tutte riconducibili alla nostra lista, quindi non siamo stati a questo punto mascherati, anzi siamo anche nella giusta misura stati premiati. Un ritocco al volto? No, se lei vuole parlare di questo potremmo parlare. No, chiaramente lei più importante. Io devo mettere il sale, come lo farò col centro-sinistra, come l'ho fatto con Capriolo, come lo faccio con tutti. Sì, ma a mio avviso comunque il cittadino reagirà. Il PD che rappresenta il candidato Melucci ha distrutto questo territorio. Questa città è in mano al degrado e all'abusivismo. La Regione Puglia non ha fatto investimenti per quelli che sono le infrastrutture, non ha fatto investimenti per i trasporti, per la sanità abbiamo il Santissima Annunziata che ha il pronto soccorso al collasso. Per assumere 2 pediatri oncologici i cittadini hanno dovuto provvedere facendo una colletta e potremmo parlare anche del porto. Il porto è così caro al dottor Melucci, perché non dice che 2 anni fa le istituzioni locali furono chiamate a Palazzo Chigi dal governo Renzi, furono date rassicurazioni che si sarebbero salvaguardati i posti di lavoro attraverso il cronoprogramma dei lavori che il governo aveva garantito di fare, e che a distanza di 1 anno e mezzo TCT
prendendo atto che i lavori e il cronoprogramma che i lavori non erano stati fatti, il cronoprogramma non era stato rispettato, ha trasferito le tratte al Pireo e 550 lavoratori di questo territorio sono oggi a spasso. Rimanendo al porto, potremmo dire che a Taranto doveva venire la sede dell'unica authority pugliese dove si sarebbero compiute tutte le scelte strategiche che riguardavano i porti dell'intera Puglia, e grazie al presidente regionale del PD Emiliano si è stata cambiata la riforma dei porti e una authority è stata istituita anche a Bari, perché a Taranto non si potevano compiere le scelte che riguardavano Bari e Manfredonia. Questo tutto grazie al PD. Vogliamo parlare di ciò che ci ha fatto il governo del PD? Ci hanno chiuso la sede della Banca d'Italia, hanno chiuso la sovrintendenza, hanno declassato la motorizzazione civile, hanno declassato il comando marittimo militare. La questione Ilva, il presidente... Ecco, vorrei approfondiamo questo aspetto, questo tema ambientale, che questa tematica ambientale che ovviamente è una... Taranto vive dilaniata nel famoso sogno di contemperare ambiente e lavoro. Però forse la posizione drastica di prendere provvedimenti seri, durissimi nei confronti dell'Ilva non è stata presa né dall'uno né dall'altro schieramento, né dal centrodestra né dal centrosinistra, e l'Ilva continua a inquinare come prima e più di prima. Poi chiaramente le realtà ambientaliste, politiche ambientaliste corrono divise e si fanno male da sole. Però ecco, al di là di tutto, la questione ambientale, da Fitto a Vendola e arrivando ai giorni nostri con Emiliano, la musica è sempre quella. A Taranto si muore come prima e più di prima per inquinamento ambientale. Bene, però c'è da dire che ai giorni nostri con il governo Renzi c'erano i provvedimenti della magistratura. Il 24 dicembre del 2015 il presidente nazionale del PD Renzi, presidente del Consiglio, fa una conferenza stampa per annunciare un altro decreto che noi come centrodestra non votiamo. Non votiamo perché annunciamo che si sarebbe avviata la fase di vendita, così come sta avvenendo ai giorni nostri. Quindi tutto ciò che disse nel 2015 Renzi non è stato realizzato e si è verificato tutto ciò che noi abbiamo annunciato. Cioè, l'ambientalizzazione non è stata fatta, i decreti del governo Renzi sono stati adottati per scavalcare i provvedimenti della magistratura, era stato detto alle aziende dell'indotto che gli avrebbero pagato i crediti pregressi. Queste aziende sono al collasso, ancora non hanno ricevuto i loro soldi e stanno lasciando a casa i lavoratori che avevano a contratto determinato. L'ambientalizzazione è fallita, il governo doveva farla prima di vendere lo stabilimento, invece ora si sta togliendo di dosso il siderurgico e noi siamo molto preoccupati per ciò che riguarda la tutela dei livelli occupazionali, perché non è chiaro assolutamente come verranno gestiti gli esuberi. Loro invece avevano detto che avrebbero salvato tutti i lavoratori. Concludendo, Vietri, se dovesse vincere la Baldassarri, cosa farà da grande l'assessore? Io sono a disposizione intanto della città. Verso quale ramo, quale settore della macchina amministrativa lei si sente più propenso? Guardi, io durante la mia esperienza in Consiglio Comunale mi sono occupato di tutte le tematiche, non c'è stato un tema che io non ho affrontato. Uno più caro, diciamo, alle sue inclinazioni. Mi sta molto a cuore il sociale. Io sono a disposizione intanto della città e sono a disposizione della dottoressa Baldassarri, ma soprattutto anche della mia forza politica lì dove mi vorrà valorizzare. Beh, abbiamo fatto questo bel confronto con due rappresentanti per le due coalizioni e devo ringraziare ovviamente il Salotto 42 di Taranto, questa bellissima attività commerciale, questo bar che ci ha ospitato, l'ho detto all'inizio, qualità ed eleganza. E allora dovevamo necessariamente ascoltare il titolare Giuseppe Boschi, un giovane imprenditore che ci mette davvero tanta passione, tanto cuore in questa attività. Poi io Giuseppe lo conosco da anni e quindi questa non è una pubblicità, ma è un atto di amicizia e di affetto, perché vedere giovani ragazzi che in una città
difficile come Taranto fanno degli sforzi, e sforzi con i fatti, non a parole, perché poi si tratta di portare avanti un'attività imprenditoriale, dare vita a posti di lavoro, far muovere, ecco, l'economia tarantina, un'economia boccheggiante. Allora Giuseppe, come sta andando questa attività? Un bar elegantissimo. Innanzitutto ti ringrazio Luigi per le bellissime parole che hai speso per me. Tu lo sai il rapporto di stima e di amicizia che ci lega, quindi questa, lo sai, per me io la giudico anche una casa tua. L'attività, grazie a Dio, va benissimo, quello che hai detto è giustissimo. Taranto deve ripartire dal commercio, dai giovani, quindi a prescindere da chi possa vincere queste elezioni, l'importante è che vinca Taranto, che Taranto si sviluppi, che Taranto crei posti di lavoro e che sviluppi le potenzialità enormi che comunque ha questa città. Parliamo di questo bar, perché, ripeto, non è solo un bar, sarebbe riduttivo esprimerci in questi termini, perché già vedete queste poltrone, danno l'idea del salotto. E poi un senso di spazio, una realtà ampia, così sembra di respirare. Sì Luigi, questo però... Io dico, per la Taranto di oggi è un lusso, purtroppo per le condizioni in cui versa Taranto, è triste, però è proprio... Ma io ho un senso di pace, farò altre puntate di Polifemo qui perché le poltrone sono comodissime, lo spazio è ampio, può essere un bar adibito a studio televisivo, noi abbiamo le attrezzature mobili e quindi questo matrimonio che potrebbe sembrare strano invece è praticabilissimo. Ti ringrazio ancora per le belle parole e complimenti Luigi, però qua il merito non è mio perché la struttura da quando l'ho rilevato era già così, quindi merito ai precedenti proprietari, per chi ha avuto questa concezione che comunque si rispecchia perfettamente le tue parole, è proprio una concezione di salotto. Però la stai portando avanti, Sì, chiaramente, però voglio dire, il merito della struttura non è fondamentalmente mio. Comunque è vero, sì, c'è una concezione proprio di salotto, di relax, di pace, anche con queste vetrate, con tutto il verde fuori. È un bar di notevoli potenziali. Incontro, perché poi io noto soprattutto in certi orari, no? L'ora della pausa pranzo, dei momenti in cui ci si siede e quindi si sta insieme, si parla e ripeto, si abbina al ristoro che un bar consente, offre, si abbina appunto l'aggregazione. È una concezione di bar molto diversa da quello degli standard, no? Cioè un bar d'incontro per stare in compagnia, sì, una concezione veramente di salotto, non è a caso. Non resta che darti un in bocca al lupo. Ti ringrazio di cuore Luigi. Peccato solo che lui è interista, ma non si può essere perfetti. In bocca al lupo. Ciao Luigi, grazie a te. Bene, ora un break pubblicitario, al rientro ascolteremo Piero Bitetti, già candidato sindaco con una coalizione di 7 liste, che ha deciso di apparentarsi con Rinaldo Melucci, candidato del centrosinistra. Voglio ringraziare tutti quei cittadini che hanno creduto in me e che come me vogliono liberare Taranto dalla paura, dalla sporcizia e dall'immobilismo. A chi non ha votato me al primo turno dico: se volete rompere con il passato, scegliete me. Io sono Stefania e sono una persona libera e metto a disposizione la mia tenacia, la mia forza, la mia volontà e il mio coraggio. Ho bisogno del vostro appoggio, ho bisogno del vostro sostegno. Insieme arriveremo lontano. Il nuovo coraggio sei anche tu. Entro la fine dell'anno farò in modo di avviare i lavori per restituire a Taranto i suoi luoghi simbolo, dal Palazzo degli Uffici al Teatro Fusco a tutti i luoghi ricreativi e culturali pubblici delle nostre periferie, dove le nostre famiglie, i giovani, gli anziani possono tornare a sentirsi comunità. Tutto quello che vuoi è dall'altra parte della paura. Dai, questa volta il sindaco lo facciamo insieme. Thank you.
Eccoci con Piero Bitetti, al primo turno candidato sindaco alla guida di una coalizione composta da 7 liste civiche, un risultato certamente apprezzabile, intorno all'8%. Al ballottaggio ha deciso di supportare la candidatura a sindaco di Rinaldo Melucci, diciamo un ritorno a casa nell'ambito della grande famiglia del centro-sinistra. Ma innanzitutto ci tengo a precisare che noi ci siamo presentati agli elettori, ai cittadini, alla città con un nostro progetto politico del quale io sono innamorato, e quindi per portare questo progetto politico all'interno dell'amministrazione comunale abbiamo voluto fare le cose alla luce del sole, e quindi da subito, dal primo giorno, abbiamo detto che ci saremmo messi insieme un apparentamento ufficiale con quello che appunto prevede la norma. Quali i punti di convergenza? Quale, per così dire, il minimo comune denominatore? Innanzitutto abbiamo messo al centro del confronto il bene comune, il bene del cittadino, la città. Vogliamo portare a Taranto investimenti, risorse, ma anche tanta serenità, vogliamo riportare Taranto a essere capitale centrale, vogliamo che la qualità della vita della nostra città raggiunga la metà della classifica delle città più vivibili in Italia. Ovviamente le attenzioni saranno all'università, alla cultura, ma anche a tutte quelle economie aggiuntive che possono creare sviluppo e occupazione per i nostri ragazzi. Col PD c'erano stati momenti di attrito relativamente alla modalità di scelta del candidato sindaco. Vi siete, suppongo, incontrati, parlati? Ma no, allora io ho contestato il metodo scelto dalla direzione provinciale. Il candidato sindaco Rinaldo Melucci non c'era ancora, e quindi avevo preso le distanze dalla segreteria provinciale, appunto per non condividendo nel metodo. Ci siamo incontrati con Rinaldo, abbiamo fatto una chiacchierata profonda su quelli che sono gli obiettivi da raggiungere e su quelli che sono i temi che abbiamo appunto voluto mettere al centro dell'agenda politica, che sono collimati, quindi c'è stata una totale intesa sull'argomento, e abbiamo deciso appunto di fare l'apparentamento ufficiale alla luce del sole e nel rispetto di quelle che saranno le desiderate dei cittadini. Il quid pluris che la sua ex coalizione può apportare a Melucci e alle altre liste già a suo supporto dal primo turno? Ma guardate, io penso che la nostra coalizione rimarrà compatta, anche perché l'abbiamo deciso preventivamente con una riunione ad hoc tra i candidati e i coordinatori delle liste, per rimanere uniti in caso di apparentamento. Io credo che la nostra coalizione in questo momento può fare anche meglio di quanto fatto fino ad oggi, perché in una competizione come quella che c'è stata, con una frammentazione, quindi 10 candidati e oltre 1000 10 candidati sindaci, oltre 1000 candidati al Consiglio Comunale, succedono dinamiche di tutti i tipi. Ora bisogna scegliere tra due candidati, e quindi noi siamo certi di poter dare un contributo anche più forte rispetto a quello dato fino ad oggi. A sostegno della dottoressa Stefania Baldassarri, il presidente della provincia di Taranto, il dottor Martino Tamburrano. E allora, Tamburrano, per quale motivo, secondo lei, la figura di Stefania Baldassarri è preferibile a quella di Melucci, e in che modo potrebbe rappresentare una svolta per Taranto? Ma io, più che fare un discorso politico proprio in fase finale di campagna elettorale, voglio dire un perché che è venuto fuori e che in maniera evidente in queste ore si è manifestato. Insieme a Melucci c'è stata la grande ammucchiata, benedetta da Emiliano, i soliti personaggi che hanno gestito la città, la regione e la provincia negli anni passati sono insieme di nuovo. Allora, per me il voto della Baldassarre, il voto alla Baldassarre è a una doppia valenza, quella politica, perché io appartengo a quello schieramento che ha sostenuto la Baldassarri, e l'altro adesso sempre con forza, lo dico un po' a tutti quanti, è che la vittoria della Baldassarri scoperchia un po' tutta la città.
scoperchia quella politica che l'ha soffocata fino adesso, che non l'ha fatta crescere, che è fatta di chiacchiere, che è fatta di invenzioni, che è fatta di tante prese in giro a tutti i tarantini, che non solo nel 42% non si sono rivisti nel voto di domenica scorsa, ma che sono arrabbiati, che appartengono all'altro 30% tra 5 Stelle e Cito, che vogliono dichiarare guerra, parlo guerra nel senso con quel voto, alla città, una città intera, una città che continua a dare il 10% a un partito democratico fatto di quei personaggi. Andando ai programmi, Taranto vive una realtà drammatica sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto occupazionale. Da dove ripartire? Ma dobbiamo ripartire, guarda, quello è un comune che è stato gestito silente, per la verità non hanno fatto granché. Occorre fare tutto, occorre dare un piano di commercio, un piano, una variante nuova, un piano regolatore importante, occorre pensare a quello che ce ne facciamo del porto, sicuramente non con Melucci. Abbiamo la necessità di capire con gli artigiani le nuove zone industriali e le zone PIP. In una parola sola, come ho detto prima, bisogna scoperchiare e impegnarsi fino in fondo con tanti uomini di Taranto, specialisti, professionisti, commercialisti, ingegneri, architetti, tutte quelle persone valide che sono state soffocate e tenute fuori da quel portone. Il programma è abbastanza quasi semplice, è così inaridita questa città culturalmente, socialmente, economicamente, ognuno ha perso la fiducia, e allora ancorarsi alla Baldassare significa cambiare, cambiare, perché vi dico che, conoscendola ancora bene in questi giorni, è una persona molto autorevole, è una persona che quando decide una cosa la porta avanti, non ha bisogno di lacci e lacciuoli che la condizionano, ha bisogno solo di collaboratori che possono dare dei suggerimenti giusti nell'interesse generale e soprattutto dare quelle speranze alle periferie, ai quartieri cosiddetti che tutti dicono degradati, ma forse né Stefano, né il PD e né tutto quel corollario che si è unito si è accorto. A me ha segnato molto, nonostante faccio politica da tempo, quello che è avvenuto in queste ore, quella spartizione di poltrone per fare quelle aggregazioni intorno al PD, intorno al PD, intorno a quella forza che ha la maggiore responsabilità nell'aver gestito questa città. Allora credo che la ribellione deve essere un po' più totale, più deve accrescere quella percentuale che è andata a votare, quindi anche chi non ha votato, l'appello è anche a loro, soprattutto a loro, andate a votare. In questi giorni convincetevi con libertà di quale può essere il sindaco migliore. Noi l'abbiamo scelto ed è la Baldassari. Gli altri lo devono fare bene, guardando bene chi hanno di fronte, guardando bene le aggregazioni, non i luoghi comuni, non le frasi fatte da parte di qualche adepto del PD, ma quello che realmente è accaduto in questi giorni e sta circolando in questa città. Noi non ci rivediamo in quella anche savana dei social, che magari sono abbastanza, alcuni, altri sono molto spontanei e li accettiamo, pilotati in un certo modo. Noi stiamo contattando le persone in maniera singola, stringiamo mani a tutti, vogliamo che quella mano deve essere segno di speranza e di impegno. Questo è quello che stiamo facendo e vale sicuramente più di un programma faraonico che magari fatto dallo stesso PD che in passato non ha fatto nulla. Ma che cosa è, può valere quel programma? Quindi credo che questa è la condizione nuova che noi poniamo a quel voto che deve andare alla Baldassare. Per concludere, il vostro candidato ha puntato molto su un carattere civico dell'aggregazione. Sì, anche questa cosa. È evidente, lei ha messo su nel giro di poche settimane una lista che ha preso 6.000 consensi col 52% dei votanti, col 58% dei votanti.
e con tante schede nulle. Questa la dice tutta sulla volontà della città di individuare determinate persone alla gestione della nuova cosa pubblica. Poi ci sono stati i partiti, Forza Italia, Direzione Italia, altri, che non si sono mascherati, ma poiché è cambiata proprio la impostazione, anche partendo da questo laboratorio politico che è Taranto, è un laboratorio politico che quando mi riguarda, hanno portato nelle proprie liste un impegno più civico. Ecco perché Forza Taranto o Direzione Taranto, perché a Taranto si devono decidere le sorti di Taranto. Non abbiamo più bisogno di quel governatore che viene magari in ore serali per promettere, per fare o per dare, diciamo, dei ruoli a personaggi che hanno persino sbagliato l'apparentamento, in barba alla città, in barba a tutto quello che è avvenuto, in barba persino a quelle buone opportunità che ultimamente stava avendo questa città attraverso la individuazione di alcuni responsabili. Beh, tutto questo è vanificato attraverso un apparentamento per un posto magari o in giunta o da Presidente del Consiglio. Noi non solo lo rigettiamo al mittente a questo vecchissimo metodo, ma diciamo che ad Emiliano, che è stato il regista di questa grande operazione fallimentare per questa città, di pensare alla città di Taranto in termini di presenza assessorile, in termini di sanità, in termini di ILVA, di pensarla bene, soprattutto senza demagogia e senza pensare a qualche voto per il suo partito che lo portava a Roma. Questo è quanto noi stiamo dicendo a tutte le persone che incontriamo dalla mattina alla sera. Il mio voto al Baldassarre non è perché sono il presidente della provincia, ma perché sono un cittadino di Taranto, della provincia di Taranto, che vuole vedere le cose in un altro modo. Ora la pausa pubblicitaria, al rientro due interviste al candidato sindaco del centro-sinistra Melucci e al candidato sindaco la dottoressa Stefania Baldassarre. A tra poco, pubblicità. Sono già al lavoro e sono sicuro di trovare presto sponsor di altissimo livello per le iniziative sportive e culturali della nostra città, a cominciare dal calcio e dalla creazione di un grandissimo festival del mare di livello europeo. Tutto quello che vuoi è dall'altra parte della paura. Dai, questa volta il sindaco lo facciamo insieme. Voglio ringraziare tutti quei cittadini che hanno creduto in me e che come me vogliono liberare Taranto dalla paura, dalla sporcizia e dall'immobilismo. A chi non ha votato me al primo turno dico: se volete rompere con il passato, scegliete me. Io sono Stefania e sono una persona libera e metto a disposizione la mia tenacia, la mia forza, la mia volontà e il mio coraggio. Ho bisogno del vostro appoggio, ho bisogno del vostro sostegno. Insieme arriveremo lontano. Il nuovo coraggio sei anche tu. Bene, è il momento di questo confronto a distanza, chiamiamolo così, tra i candidati sindaco. Ascoltiamo il dottor Rinaldo Melucci, un quarto d'ora, 20 minuti a testa, proprio per sentire i loro programmi, la loro posizione, come hanno vissuto, anzi stanno vivendo questa campagna elettorale. E siamo sempre nella
bella e splendida location del Salotto 42, via Medaglie d'Oro a Taranto. Beh, ora siamo nella parte estiva, nella parte esterna e anche estiva, con altri rappresentanti delle due coalizioni. Abbiamo fatto questa chiacchierata in poltrona. Rinaldo Melucci, qui alla mia destra, candidato del centro-sinistra, mi dice: io non sono un politico da poltrona, le poltrone le lasciamo ai politici di professione. Allora siamo così, no? Nel verde tra la gente. Intanto Melucci, facciamo un po' il bilancio di questa campagna elettorale, una campagna elettorale che era partita un po' in salita perché c'erano state quelle polemiche, quelle lacerazioni interne al PD. Devo dire, l'ho detto anche l'altro giorno con altri candidati, lei ha saputo allargare la coalizione coinvolgendo varie realtà politiche e territoriali. Come è andata questa campagna, il rapporto con i cittadini, le sensazioni? Lei è un imprenditore, non è un politico. Ecco, che idea si è fatta del pianeta Taranto? Ma intanto questa è una città ricca di energie e lo testimonia il fatto che quando provi a portare contenuti le persone sono interessate, hanno voglia di futuro, hanno voglia di lasciarsi alle spalle la paura, la demagogia e le lacerazioni degli ultimi anni. È stata una campagna elettorale in verità faticosa, ha ragione, e abbiamo tentato di dare tanta discontinuità sui temi e tanta anche impressione, com'è nella realtà, di autonomia rispetto a certi abitué della politica del passato, e credo che in questo siamo stati credibili perché i cittadini ci stanno seguendo. Io credo che un sindaco domani deve spendersi per dare di nuovo autorevolezza a Taranto, per vestire Taranto di una nuova immagine positiva, se vogliamo parlare di turismo, di cultura, di diversificazione produttiva, e quindi da questa campagna elettorale abbiamo iniziato mettendo il seme di questo rinnovamento, di questa nuova classe dirigente che sta nascendo. Chiaramente guardiamo non al fritto misto che qualcun altro propone, non ci sottraiamo al confronto come fanno altri, vogliamo stare in mezzo ai cittadini, ma ai cittadini vogliamo raccontare anche un'idea culturale, politica, sociale, che è quella tipica del centro-sinistra, dove al centro ci sono le persone, c'è il lavoro, le tematiche che interessano alle famiglie, ai giovani, ai quali chiediamo di disfare la valigia per tornare a investire, a impegnarsi in questa città che è una città meravigliosa. Città meravigliosa, certamente, una città che ha delle potenzialità, anzi delle realtà proprio a livello di patrimonio, di ricchezze naturali, di patrimonio storico archeologico, una città che avrebbe tanto per esplodere, però alla base di tutto io penso che il problema dei problemi sia la questione ambientale. C'è una realtà inquinante, altamente inquinante, l'Ilva. C'è un processo di ambientalizzazione tante volte annunciato, però è giunto il momento che si vedano i risultati. Su questo concordo con lei quando ha detto: noi non sappiamo cosa farcene dei ministri che vengono a fare la sfilata, che vengono in passerella a Taranto. Taranto, a prescindere dai colori politici, vuole i risultati. Cioè, se si parla di ambientalizzare, di creare una compatibilità tra lavoro ed ambiente, e questo anelito lo vogliamo vedere tradotto in atti concreti. Di qui una linea diretta e anche dura, nel senso positivo del termine, con governo e con regione. Più che dura, direttore, io mi permetto di recuperare di nuovo il senso della parola autorevolezza. La procedura poteva chiudersi forse con una tempistica diversa, con modalità diverse anche rispetto al coinvolgimento della città, però quello che abbiamo evitato, e questa è la ricchezza che ci rimane dopo un percorso travagliato, anche discutibile, dei decreti del governo, è comunque l'attenzione per questa città, le risorse che sono a disposizione per le bonifiche e per il completamento della procedura di trasferimento alla NewCo della principale industria che è l'Ilva. Devo dire che senza quelli in ogni caso noi dobbiamo fare uno sforzo di serietà e raccontare ai cittadini che avremmo avuto in eredità un'altra Bagnoli. Bagnoli, io lo ricordo, anche in scala ridotta, è stato uno stabilimento Ilva dove non si è bonificato un metro quadro di territorio, dove non si è riqualificato una sola persona, dove non si è curato l'indotto. Ecco, noi
noi abbiamo bisogno invece di ripartire dal lavoro insieme all'ambiente, perché senza il benessere le persone non hanno la loro identità, non vivono bene i loro luoghi e chiaramente si interessano anche alla cosa pubblica, come forse ha testimoniato anche la scarsa partecipazione alle urne del primo turno. È di lì che dobbiamo partire, ci serve un sindaco autorevole sui tavoli che contano con i livelli istituzionali superiori, quindi sicuramente nessun compromesso più su queste questioni. Devo anche dire però che l'ambiente non è soltanto bonifiche o il decoro urbano minimo, l'ambiente è fatto per esempio da un buon ciclo di rifiuti, altrove intorno ai rifiuti le comunità traggono profitto, fanno tecnologia, coinvolgono le start-up dell'università, noi dobbiamo fare le cose che fanno le città civili europee moderne, dobbiamo farle anche intorno al ciclo dei rifiuti. Per esempio mi viene da ricordare sempre a me stesso che da qui ai prossimi 7 anni nell'ambito della strategia europea Horizon ci sono una serie di misure, di risorse disponibili per i giovani, per le imprese locali, proprio nel verso della sostenibilità. Ecco, noi dobbiamo fare diversificazione produttiva, essere concreti nel nostro approccio anche all'ambiente. Quando anche l'ambiente sarà entrato nelle dinamiche economiche della nostra comunità, come avviene altrove nel mondo, sicuramente saremo in grado di fare meglio e più velocemente le cose che ci siamo messi in agenda. Abbiamo parlato di questi temi che sono certamente fondamentali. C'è la problematica occupazionale. La problematica occupazionale è un dramma, è vero, un sindaco non può fare miracoli perché certe questioni occupazionali sono figlie delle politiche nazionali. Però una funzione di input, di stimolo, un'amministrazione comunale nel suo piccolo, nell'ambito delle proprie possibilità, deve realizzarlo. Qui sì, c'è una problematica occupazionale che determina anche drammi, il dramma della devianza. Il dramma della microcriminalità, perché poi è facile che si crei questo circolo vizioso: io non lavoro e mi vedo quasi costretto, tra virgolette, per carità non è una giustificazione, ma vengo messo purtroppo nelle condizioni ideali, purtroppo, per delinquere. Un modo, una strategia che l'amministrazione comunale potrebbe promuovere per far sì che un minimo di occupazione possa così realizzarsi, e quindi anche quelle forme macroscopiche che vediamo, l'abusivismo molte volte, quell'abusivismo che vediamo nelle strade e che va certamente combattuto, ma è figlio di quel figlio di mamma, tra virgolette, che non può portarsi il pane a casa. Allora, vede, lei giustamente pone tante questioni che sono intersecano tra di loro. Collegate tra loro, proviamo a tracciare una traiettoria, a tessere un po' la tela di tutte queste questioni. Intanto è vero che l'amministrazione deve ripartire dal dialogo con le categorie professionali, le organizzazioni sindacali, con i portatori di interesse, perché c'è stata assenza dell'amministrazione con il tessuto produttivo di questo territorio, di questa comunità. Dopo, le cose da fare sono quelle che dicevamo prima: uscire dal recinto della demagogia. Quando per esempio si parla di turismo, se vogliamo fare diversificazione produttiva, il turismo si fa con azioni concrete, per esempio penso al piano delle coste che ci manca da 10 anni, penso all'istituzione di una zona economica di favore per le imprese giovanili, le imprese al femminile, penso per esempio a un potenziamento del polo universitario nel verso di quali facoltà, di quelle materie che sono legate per esempio alla filiera del mare, che non è soltanto la maricoltura ma anche la logistica, l'economia dei trasporti, visto che ci candidiamo a diventare un hub europeo da questo punto di vista. Quando si parla di turismo, di nuovo dovremmo mettere mano al riordino dell'isola amministrativa, dove si possono favorire insediamenti ricettivi di alto livello. Io mi permetto per esempio di ricordare che il traffico croceristico, che in termini di iniziativa privata abbiamo provato a far partire in porto quest'anno e l'anno prossimo verrà potenziato, rischia di far partire anche l'aeroporto di Grottaglie in una stagione che va con i voli charter da aprile a novembre, cioè azioni concrete che vengono dal mercato, perché è la domanda che crea l'offerta, non è un problema solo di infrastrutture oggi, è un problema di progettazione. Sono tutte cose che si fanno se la macchina amministrativa anche viene messa in condizione di dialogare di nuovo con le categorie, con i giovani,
con l'università. Io sono molto fiducioso perché a Taranto l'aria è già cambiata e abbiamo fatto una campagna elettorale di ascolto, di riconnessione di tutte quelle eccellenze di questo territorio. Uno dei primissimi atti, o forse due dei primissimi atti dell'amministrazione di centrosinistra domani potrebbero essere per esempio la creazione di un brand Taranto che abbia un appeal turistico sulla scorta di quello che si è fatto a Lecce e a Matera negli ultimi anni, quindi agganciare quel trend positivo anche di realtà a noi molto vicine, molto simili, e la seconda cosa dotarci per esempio di un piano regolatore che ci manca da 40 anni per riconnettere le nostre periferie, sarebbe per esempio un'operazione che darebbe grande slancio anche alle imprese locali del settore. Venendo alle questioni più squisitamente politiche, una coalizione che si è allargata in sede di ballottaggio con l'appoggio, il sostegno della coalizione di Piero Bitetti e del dottor Brandi Marte. Diciamo un ritorno di esponenti politici comunque provenienti da quell'area. A chi dice rivediamo lo stesso centrosinistra, è un centrosinistra riveduto e corretto, lei cosa replica? Ma intanto lei mi dà l'occasione di fare alcune precisazioni ai cittadini e agli elettori. Tanta gente è venuta da noi perché ha riconosciuto nel candidato sindaco Melucci un profilo credibile, di competenza, spendibile, un profilo che, al quale basta una stretta di mano se si parla dei grandi contenuti che sono essenziali per il futuro della città. Non ci sono stati accordi di nessun'altra natura, non ci sono persone a cui abbiamo riconosciuto alcun incarico. Nell'ansia dell'ultima settimana gli avversari producono bufale sui social network di tutti i tipi. La verità dei fatti è che noi ci onoriamo oggi con quelle strette di mano dove si è discusso del futuro di Taranto di avere messo insieme a noi risorse fatte di persone per bene competenti. Dopodiché mi devo permettere di ricordare che la maggior parte dei consiglieri comunali dell'amministrazione uscente oggi sono nella coalizione di centrodestra, non con noi, quindi se andassimo oltre la superficie dei problemi e riconoscessimo che si sta facendo un'operazione politica di alto respiro per rimettere insieme la città e pacificarla per il bene dei cittadini, forse faremmo un servizio utile. Siamo verso la conclusione della nostra chiacchierata. Lei diventa sindaco il 26 giugno, la prima cosa che vorrebbe fare per Taranto? Proprio in genere si parla di programmi, di 100 giorni, ma diciamo così, no? Il primo atto che così magari anche istintivamente le starebbe più a cuore. Ma intanto mi piacerebbe, siccome questa città ha ancora un forte problema di legalità e siccome si attendono progetti e risorse importanti per il rilancio di questo territorio nei prossimi anni, lavorare molto sulla trasparenza, sull'informatizzazione dei servizi, sulle giunte strategiche in streaming ai cittadini. Dopo probabilmente mi piacerebbe da subito convocare le parti sociali in una sorta di consulta permanente per coinvolgere nella costruzione di questo nuovo modello di sviluppo per Taranto. E poi un'ultima cosa, non si può entro la fine dell'anno non mettere mano a quei cantieri, ci sono le risorse pronte, i documenti a posto che possono riqualificare i luoghi simbolo della nostra città, penso al Palazzo degli Uffici, al Fusco, ai campetti di periferia dove la nostra comunità può tornare a fare integrazione, e sicuramente bisogna prima o poi far partire il cantiere per un nuovo ospedale di eccellenza per tutti i tarantini. Melucci, noi facciamo una informazione libera, i miei sono spazi autogestiti, autoprodotti ed autofinanziati. Certamente io svolgo un ruolo di stimolo, di pungolo nei confronti delle varie amministrazioni, non sono stato mai tenero, ma lo scopo non era quello di voler dare addosso al sindaco, sarebbe troppo facile, ma dare merito a quelle cose che vanno e bacchettarlo con spirito costruttivo. Lo faremo lo stesso con chiunque sia il sindaco, sia la sua persona, sia la, ecco. Noi lanciamo un'idea. E per il bene del territorio, la lancerò, io vorrei, darò vita a delle trasmissioni in cui voglio che Taranto esca dal suo tra virgolette provincialismo e si connetta con altre realtà del territorio nazionale. In questo è il nostro sforzo mediatico. Penso ad alcune idee, penso a un dialogo, a uno scambio culturale, non chiamiamoli gemellaggio, con Torino, la Torino post-industriale, la Torino che ha saputo diversificarsi dalla schiavitù, tra virgolette, della Fiat e ha puntato sull'ambiente, ha puntato sulla cultura. Penso a un confronto con la realtà di Napoli, Napoli e Taranto, due realtà difficili, ma che hanno in comune il mare e hanno in comune le origini borboniche. Penso alla Terra dei Fuochi,
penso a tante altre, penso a Matera, ecco, ci stiamo confrontando con Matera Capitale per cercare di trovare dei percorsi comuni. Mi auguro che l'amministrazione comunale, se lei dovesse diventare primo cittadino, sostenga questi sforzi mediatici, perché poi non è un'autoreferenzialità, noi facciamo crescere il territorio. Se prendiamo le bellezze di Taranto e le mettiamo su Sky, le facciamo girare in tutta Europa, io penso che il territorio ci cresca, no? Guardi, le racconterò un aneddoto che risale a 2 anni fa quasi, quando i funzionari inglesi e tedeschi delle compagnie di crociere che abbiamo coinvolto al porto visitano Taranto. Nessuno di questi ci chiede cosa sono quelle ciminiere o come brutta l'aria, ci dicono soltanto come siete bravi a nascondere le vostre bellezze. Dobbiamo ripartire di lì con fiducia, e tutte queste cose che lei raccontava, direttore, mi spiace dirglielo perché capisco che può avere gelosia del copyright, ma sono nel DNA di questo nuovo centrosinistra oggi, e so che i cittadini stanno seguendo con attenzione il nostro progetto, perché lo stiamo raccontando con credibilità e dando fiducia sul futuro. È un impegno se lei diventerà sindaco. Confermo. Bene, le faccio in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Bene, ora un momento di sosta, ci sono gli obblighi pubblicitari. A tra poco. Voglio ringraziare tutti quei cittadini che hanno creduto in me e che come me vogliono liberare Taranto dalla paura, dalla sporcizia e dall'immobilismo. A chi non ha votato me al primo turno dico: se volete rompere con il passato, scegliete me. Io sono Stefania e sono una persona libera, e metto a disposizione la mia tenacia, la mia forza, la mia volontà e il mio coraggio. Ho bisogno del vostro appoggio, ho bisogno del vostro sostegno. Insieme arriveremo lontano. Il nuovo coraggio sei anche tu. Ai nostri giovani chiedo di disfare le valigie, di darsi un'altra opportunità. Entro la fine dell'anno avvieremo ogni programma relativo alla costituzione di una zona economica speciale per favorire le imprese giovani, le start-up tecnologiche, le imprese al femminile, tutte quelle iniziative che finalmente possono fare diventare Taranto una città europea. Tutto quello che vuoi è dall'altra parte della paura. Dai, questa volta il sindaco lo facciamo insieme. Eccoci ora nella suggestiva cornice del Munvida, il ristorante pizzeria in quel di San Vito Taranto, con la dottoressa Stefania Baldassari, candidato sindaco per Taranto. Allora, dottoressa Baldassari, intanto questa sua esperienza di candidato, com'è stata? Le sensazioni? La vedo affaticata? No, piuttosto mi viene da dire che se avessi pensato a, ovvero se qualcuno mi avesse raccontato di che cosa fosse un ballottaggio, probabilmente non mi sarei mai candidata a sindaco. Da domenica sera assisto a una delle più brutte pagine di quella che è la mia vita personale, con delle modalità che prescindono da coerenza, onestà, lealtà, dignità.
quindi è questa la percezione che ho in questo momento, dove davvero le dinamiche di poltrone prevalgono rispetto a quel bene comune più volte richiamato anche dal Vescovo nel Corpus Domini di ieri sera. Si riferisce agli apparentamenti? Apparentamenti soprattutto da uomini, da magistrati, da coloro che hanno rappresentato o che mi hanno raccontato proprio qualcosa dal punto di vista non solo umano ma anche professionale, per cui cominci a capire che evidentemente non sono i requisiti necessari per fare politica, sono altri, dalla correttezza, dalla coerenza, dalla lealtà, dalla dignità. Ecco, lei ha... Mi riferisco anche all'apparentamento Bitetti, a questo veramente umiliare gli elettori, umiliare coloro che hanno fatto delle scelte raccontando qualcosa che d'un tratto è l'esatto contrario di quello che si è raccontato. Se questa è la politica, credo che sia un contenitore talmente contaminato che voglio ancora continuare a pensare che quella che si è fatta soprattutto in queste ultime ore non sia politica ma sia qualcos'altro, e visto che è meglio evitare non racconto ulteriormente cosa penso che sia. Qualche primizia ce la può dare in esclusiva? Che senso? Dico di queste cose che l'hanno turbata. Penso, vedere dopo aver incontrato ciascuna di queste persone ed aver cercato di trovare punti di incontro per il bene comune con strette di mano che secondo me devono continuare a rimanere il valore necessario per la convivenza civile, mi sembra di pensare che non serva a nulla, serve soltanto poter avere qualcosa da dare a titolo personale in cambio del bene comune. Questo è accaduto. Però mi consenta un'altra cosa, io continuerò a restare libera, a lottare finché avrò voce per il bene della città, e a questo punto posso dire con forza a liberare questa città dal malaffare. Ecco, andando ai programmi, lei consideri di diventare sindaco, il programma nei primi 100 giorni o la prima cosa che più le starebbe a cuore? Io il mio programma dei primi 30... 100 giorni, 30 è un po' poco. Sarà prima di tutto coinvolgere tutti coloro che nonostante l'assenza di politica, nonostante l'assenza di un'amministrazione comunale, quindi mi coinvolgerò i cittadini affinché finalmente insieme a me iniziamo a scrivere la nuova pagina. Poi mi piacerà fisicamente pulire questa città, pulirla sia da questo degrado imperversante. Sarà assicurare ai cittadini di questa città a cui sono stati negati diritti civici essenziali come può essere la fogna, la luce, l'illuminazione in alcune zone di Taranto, tutto fatto da chi preferisce i nuovi apparentamenti e le altre coalizioni, ovvero restituire una città a servizio dei cittadini con dei servizi efficienti, con quelle che devono cominciare a diventare quartieri e non più essere definite periferie, assolutamente sganciate da quello che è il territorio. Ma poi mi piace anche pensare ad un nuovo modo di intendere proprio l'amministrazione comunale, dove ci deve essere ripristinato un sistema di legalità, un sistema di trasparenza, un'amministrazione che ascolta e che risponde a quelli che sono i bisogni dei cittadini, un'attività in streaming, la prevenzione, una commissione che serva a prevenire la criminalità organizzata, la presenza nel territorio. Voglio
insieme a coloro che saranno, mi accompagneranno in questo viaggio, essere il sindaco della gente, che sta tra la gente, che ascolta e risponde attraverso la realizzazione sin da subito di uffici che devono servire all'interno di tutti i quartieri, con particolare riferimento a qualche assessorato proprio all'interno del Borgo Antico, per farlo della Città Vecchia, per farla rinascere, che devono iniziare davvero a risolvere i bisogni secondo una tempistica che sia confacente al bisogno, perché a Taranto, e questo forse quelli che hanno fatto gli apparentamenti non sono interessati, c'è ancora chi non ha da mangiare e chi non ha un luogo in cui dormire, e allora una politica dei bisogni che deve lavorare in rete, deve prevedere il coinvolgimento delle parrocchie che devono diventare centri di recupero sociale, ma ancora le scuole come centri di integrazione, di educazione, ancora le associazioni non profit, le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria. Bisogna iniziare a lavorare insieme, insieme per Taranto, si è detto più volte. Il sindaco da solo non ha funzionato, soprattutto garantisco ai miei cittadini, ai cittadini che vogliono essere liberati finalmente, che già domenica 11 avevano dato questo forte segnale, che la porta del comune di Taranto finalmente sarà aperta, chiunque potrà entrare. Mi piace pensare a delle consiliature comunali in streaming affinché si possa davvero partecipare. Bisogna iniziare a parlare di principio di sussidiarietà, il pubblico e il privato si confrontano e lavorano insieme per il bene comune. Dottoressa Baldassari, la sua esperienza di direttore della casa circondariale in che misura potrà essere d'aiuto per la gestione amministrativa, proprio come conoscenza e intervento nella macchina amministrativa? Guardi, quello che ho fatto insieme alle persone che hanno lavorato con me al carcere e che aveva trovato addirittura la predisposizione di un elogio a firma del presidente del Tribunale di Sorveglianza, Massimo Brandimarte, che invece pare che il bene di questa città passi da Rinaldo Melucci, una ferita forte dal punto di vista umano, nonché con le grandi strette di mano di gratificazioni professionali rispetto al mio lavoro di direttore del carcere, per le tante attività fatte con il procuratore Sebastio, che sembrano non servano a niente per il raggiungimento del bene comune. Ebbene, sono agli occhi di tutti. Il modello carcere mi ha consentito di avere due forme di lavoro vincenti: prima di tutto gratificazione e benessere di chi lavora in carcere, gratificazione rispetto a quelle persone che devono lavorare in team attraverso un lavoro realmente di squadra, e poi soprattutto una partecipazione attiva. Ho sempre detto che ho aperto il carcere alla società esterna, apro il comune ai cittadini, solo a quelli. Per concludere, dottoressa Baldassari, la questione ambientale. Taranto vive questo dramma veramente inconcepibile tra occupazione, tra lavoro ed ambiente. Sulla questione ambientale dico che sia arrivato il momento che tutto ciò che è sotteso alla problematica ambientale, ovvero lavoro, salute e ambiente, debbano trovare pari dignità all'interno di questo territorio, attraverso una politica che deve dare pari rilevanza ai diritti costituzionalmente garantiti, e si deve cominciare soprattutto a pensare di dettare le regole in quelle materie che ci vedono coinvolte. In materia ambientale mi piacerebbe che
di potermi avvalere qualora fossi sindaco di tutta quella esperienza, di tutta quella competenza che sino ad ora con sacrificio e senso di responsabilità hanno prodotto i cosiddetti ambientalisti e che nello straordinario risultato elettorale ottenuto da Fornaro potrebbe davvero avere la gratificazione dell'impegno di tutti quei cittadini che insieme a me hanno bisogno finalmente di essere protagonisti anche della vicenda ambientale relativa a questo territorio. Beh, avete visto una puntata di Polifemo ricchissima, abbiamo ascoltato le due campane, quella a favore di Rinaldo Melucci sindaco e quella a favore di Stefania Baldassarri sindaco attraverso la voce di rappresentanti politici, di candidati al Consiglio Comunale in procinto di sedersi nella massima assise consiliare e abbiamo ascoltato ovviamente i due protagonisti, i due competitor, Melucci e Baldassarri. Cosa dire? Vinca il migliore. La prossima settimana staremo qui con Polifemo e commenteremo l'esito finale di questa lunghissima e accesissima campagna elettorale. Pertanto il nostro arrivederci a venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel e canale 879 della piattaforma Sky, Viva l'Italia Channel. Che dire, ci salutiamo qui e viva Polifemo, l'informazione libera della città. Buona serata.